consiglieri regionali preoccupati per il possibile taglio dei vitalizi, anche se a denti stretti ammettono quei soldi non li meritiamo. Con una delibera dell'assessore regionale Elena Donazzan, la regione ha indetto una nuova festività, quella della famiglia naturale. Continua la lotta alla contraffazione, la Guardia di Finanza ha sequestrato, tra centro storico e terraferma, 600.000 articoli. Boom di ascolti e di sms dei telespettatori ieri sera su Rete Veneta durante il confronto in diretta tra i tre candidati alle primarie del PD. Rapina con pistola, mira nella gioielleria di fronte al municipio, minacciata una dipendente, i ladri bloccati da un cliente all'esterno. In arrivo il ciclone Medea, previste piogge anche sul veneziano, da domenica in laguna la marea potrebbe arrivare a raggiungere i 130 centimetri. Una buona serata, un benvenuto a tutti i telespettatori di TG Venezia Mestre. In apertura andiamo a Mirano, dove c'è stato un incontro questa mattina con ex consiglieri regionali preoccupati per il taglio dei vitalizi, anche se a denti stretti ammettono quei soldi non li meritiamo. Ho già pronto il cappello se mi tagliano il vitalizio. Cosa ci mettiamo in questo cappello? Fate la qualità, cosa vuol dire? Vuol darsi che qualcuno mi aiuta, Cioè. Guardi bene, qui. Paola? No, guardi, ecco, brava. Complimenti, auguri. Ciao. Gli ex consiglieri regionali del Veneto si riuniscono nella sala del Consiglio Comunale di Mirano. Argomento sul tavolo i loro vitalizi minacciati dagli annunci riformisti del governo. Qualcuno ammette che si tratta di privilegi fuori dalla storia che andrebbero ridimensionati, qualcun altro ne fa una questione di principio, pacta sunt servanda, scandisce in latino, i patti vanno rispettati. Io ho fatto un contratto, io facevo il primario in ospedale, ho fatto un contratto con la regione dicendo vengo lì per 5 anni e voi mi date questo, adesso perché devo tornare indietro? Beh, però faceva il primario, quindi prenderà anche la pensione da ex primario, più le 2.000 euro, beh, non c'è bisogno di girare col cappello, dai. No, giro col cappello come voi fate le manifestazioni, io faccio la mia, no? Come diceva lui, che ha passato 15 anni a fare sto mestiere, male perché il risultato dei 2.000 miliardi di buco pubblico, no? Io sono sempre stato quasi sempre all'opposizione, quindi posso anche divertirmi. Però non importa, facevamo parte della classe politica, no? E abbiamo fatto un buco di 2.200 miliardi, tutti insieme. E lì c'è la grande responsabilità. Però comunque, come dice lui, il fatto di aver lavorato per 15 anni, lui per 5, abbandonando mestieri, perché chi fa il primario poi alla fine... Fa fatica un po' a rientrare, no? Una certa consapevolezza di non aver esattamente contribuito al benessere della nazione c'è, ma i soldi se li vogliono tenere comunque. E insomma li avete meritati allora? Non lo so se non meritati no, perché siamo anche noi responsabili della faccenda. Io su quello mi sento colpevole. Mi sento colpevole perché non sono riuscito. Culpa in vigilante, si dice in latino, no? Sì. Culpa di non aver vigilato abbastanza, quello la sento forte. Ad esprimere una scontata indignazione un gruppo di esponenti di Scelta Civica in presidio fuori dalla sala con maschera da Antonio Razzi per sostenere la proposta di legge costituzionale del sottosegretario dell'economia Enrico Zanetti. Perché Razzi ormai è diventato il simbolo del politico italiano che fa di tutto gli affari suoi ma non gli affari degli cittadini italiani. I diritti acquisiti quando poi in un contesto che evolve diventano qualcosa che rappresentano un privilegio assoluto perché sono completamente avulsi da quella che è la realtà economica e sociale del paese, non possono continuare a essere considerati diritti acquisiti ed è questo quello a cui mira una legge costituzionale. Con una delibera che è stata presentata proprio oggi dall'assessore regionale Elena Donazzan, dalla regione Veneto è stata indetta una nuova festività. Sentiamo di che cosa si tratta. Il Veneto è la prima regione italiana che celebrerà già da quest'anno la festa della famiglia naturale, nella quale saranno coinvolte tutte le scuole di ogni ordine e grado. L'iniziativa si terrà ogni anno in concomitanza con l'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di Natale. La decisione, formalizzata ieri con una delibera di giunta proposta dall'assessore all'istruzione Elena Donazzan, discende dall'approvazione in consiglio regionale di una mozione presentata dalla consigliera leghista Arianna Lazzarini. E questa è una festa della promozione della famiglia, non è contro qualcuno. Se qualcuno ha bisogno sempre di un nemico, beh, questi non siamo noi. Noi riteniamo invece che padre e madre oggi abbiano bisogno, insieme ai loro figli, di sentirsi al centro delle scelte, delle politiche, ma anche di un dibattito positivo. È questo che abbiamo voluto fare. Oltre a istituire la nuova festa,
richieste alla delibera regionale, prendere una posizione netta contro le direttive europee sull'educazione sessuale nelle scuole, ispirate alla teoria del gender, secondo cui l'identità di genere non sarebbe legata al sesso. Quel famoso documento standard sull'educazione sessuale in Europa, promosso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dall'UNAR, dove di fatto inculcano quei concetti che dovrebbero essere un diritto e un dovere all'educazione per la famiglia, come del resto già sancito dall'articolo 30 della Costituzione enunciato dalle scuole. Indebolendo e alterando il concetto di matrimonio, sostengono all'unisono le due esponenti della maggioranza, si potrebbe mettere in discussione l'intero sistema di protezione e promozione della famiglia. Anche la richiesta di modifica dei termini padre e madre, sostituendoli con i più generici genitore 1 e 2, sta quasi a indicare che la maternità e la paternità non abbiano più nulla a che vedere con i generi e con il modello educativo. Stupisce che si debba difendere la bellezza, no? Non solo la bontà della famiglia come massimo equilibrio per i figli. Io chiedo sempre anche alle persone che hanno diverso orientamento sessuale, ma dico, voi siete figli di un padre e di una madre, non è stata forse la cosa più bella del mondo? E i temi della famiglia sono stati anche affrontati nel confronto fra i candidati alle primarie del centro-sinistra per la Regione Veneto, andato in scena ieri sera in diretta a Focus, che è stato anche registrato un boom di ascolti. Sentiamo. Secondo me vanno tutelati con i patti di convivenza. Io ho proposto un disegno di legge quando ero alla Camera sui patti di convivenza, che vanno tutelate anche tutte quelle formazioni che si uniscono per ragioni diverse da quelli dei sentimenti. Ma si rende conto e con cosa i patti di formazione? Un confronto serrato negli studi di Focus, arricchito dalla presenza di esponenti del centrodestra che hanno rivolto le loro domande ai candidati alle primarie del PD. I telespettatori hanno apprezzato. La serata ha registrato un record di SMS da casa per il talk show più visto del Veneto. Io sono favorevole a quella che è la soluzione che il Partito Democratico ha, come dire, scelto al suo interno, mettendo insieme varie sensibilità. Provate a parlare più semplice. La soluzione tedesca. Il matrimonio per me e la famiglia è quella fondata sul matrimonio perché c'è la Costituzione, finché non la cambiamo. Ci sono altre forme di unione che meritano una regolamentazione. Per... la domanda. Rapina, giovedì sera poco dopo le 19, dunque poco dopo l'orario di chiusura, nella gioielleria di fronte al municipio di Mira, uno dei punti più trafficati della Riviera. Ebbene, i ladri sono entrati in tre con il volto travisato da sciarpe e cappelli, addirittura con paraorecchie, ma soprattutto con una pistola. Hanno spostato una telecamera di sicurezza con l'ombrello e sono entrati. Dentro c'era solo la dipendente perché il titolare fatalità era uscito proprio da 10 minuti per una commissione. E mentre i ladri costringevano la dipendente ad aprire la cassa forte, un cliente che stava per entrare in negozio e ha visto la scena dall'esterno ha tentato di chiudere dentro i criminali tenendo la porta mentre la donna gli chiedeva di aprire, così gliel'hanno intimato anche i rapinatori. A quel punto lui ha dovuto cedere, loro sono fuggiti con un borsone nero che era riempito con quanti più preziosi possibile, poi è sembrato trattarsi solamente di bigiotteria, il bottino ancora da quantificare. La Guardia di Finanza ha sequestrato 600.000 articoli in un'operazione anticontraffazione. Questa ad altre brevi notizie dai comuni del Veneziano. Venezia. Nell'ambito del piano operativo in materia di contraffazione, le Fiamme Gialle hanno individuato in centro storico a Mestre e Marghera e Mira alcuni ambulanti e negozi con oggetti contraffatti. Sono stati sequestrati 600.000 articoli per un valore complessivo di circa 1 milione di euro tra capi di abbigliamento, calzature, bigiotterie e braccialetti, elastici per bambini. Denunciati gli 8 responsabili, tra italiani e cinesi, che gestivano gli illeciti canali di approvvigionamento della merce. Arino. Hanno fatto razzia in quante più abitazioni potevano, poi sono fuggiti con l'auto a tutta velocità finendo nel canale, giù nella tergola, senza possibilità di uscirne se non a piedi, infangati e bagnati. La caccia all'uomo, o meglio alla coppia di ladri che ha agito quasi in tutte le abitazioni di una via, è scattata giovedì sera. Dopo essere piombati con l'auto in acqua, infatti, dei due era sparita ogni traccia. Mestre, oltre 13.000 euro di risarcimento per una protesi riuscita male. È questa la somma che un pensionato ottantenne ha ottenuto da un rinomato studio dentistico dove è stato sbagliato l'intervento creando dolori e problemi di masticazione al paziente. Il rimborso che va a coprire sia la spesa affrontata dall'uomo sia quella che dovrà affrontare per sistemare il danno subito è stato ottenuto grazie all'intervento dell'ufficio legale dell'Adico che dopo aver predisposto una diffida ha ottenuto quanto richiesto.
Tornano le piogge, da domenica arriverà il ciclone Medea, come è stato battezzato dai meteorologi, è arrivato già sulla penisola portando maltempo in gran parte dell'Italia. A Venezia per lunedì intorno alle 6.30 è previsto infatti dal centro marea un picco di 130 cm di alta marea, un livello che fa scattare dunque il codice arancio che nelle ultime settimane non si era mai raggiunto. Un picco sostenuto favorito dal vento di Scirocco che spirerà proprio sulle coste adriatiche e che addirittura al sud porterà delle temperature quasi estive. Ma sentiamo nel dettaglio le previsioni per tutto il fine settimana con il generale Giancarlo Iannicelli. È un sistema perturbato, di nuovo interessa le regioni italiane, ancora una volta più intensamente nella parte nord-ovest, per intenderci Liguria e Lombardia, però gli effetti a fine settimana si risentiranno anche sulle nostre zone. Più in dettaglio prevediamo per Venezia e per il veneziano, per domani una nuvolosità a tratti anche compatta, localmente potremo avere qualche breve precipitazione, però in genere domani non sono previste precipitazioni diffuse. Per domenica invece quel sistema perturbato attraversa proprio i nostri territori, quindi avremo delle precipitazioni diffuse e continue, anche se non molto intense, quindi una giornata di fine autunno veramente. I venti sono deboli, moderati dai quadranti orientali, le temperature sono più alte della media, 10-11 gradi le minime, le massime 13-14 gradi, quindi piuttosto alte. Per finire l'alta triatica è previsto da mosso molto mosso per sabato a mosso poco mosso per domenica. Ed ora vediamo il livello della marea domani a Venezia. Previsione per sabato 29 novembre alle 4.20 un picco massimo di 85 cm, mentre alle 10.55 un minimo di 45. Nel pomeriggio alle 15.45 massimo di 50, in serata alle 22.10 un minimo di 30 cm. Non ci sarà il finanziamento della legge speciale di Venezia e per ora dunque Cafarsetti non potrà contare su quei 50 milioni di euro che aspetta da tempo e per cui il commissario aveva raggiunto più volte la capitale. L'hanno dichiarato i deputati del PD Martella e Mognato che avevano firmato per primi la proposta di rifinanziamento della legge. Secondo loro il governo avrebbe chiesto di ritirare l'emendamento Pro Laguna che era stato partorito attraverso il tentativo di creare la lobby veneziana in Parlamento. I deputati nelle scorse settimane avevano proposto di inserire nella legge di stabilità un finanziamento da 150 milioni di euro equamente distribuiti in 3 anni e per il parere negativo del Ministero dell'Economia che avrebbe determinato un probabile cambiamento, pochi giorni fa almeno a Cafarsetti ha potuto contare sullo sblocco di circa 10 milioni di euro. Ora si cercherà di capire che cosa accadrà. E vediamo ora le anticipazioni della puntata di Agricoltura Veneta sabato e domenica. Buonasera a tutti, siamo ad Arcade qui in provincia di Treviso e parleremo nella puntata in programma domani di Agricoltura Veneta alle 13.45 e domenica alle 17.45 di Topinambur, uno strano prodotto che parla veneto. No, Franco Zanetti. Sì, bo. Il Veneto è il principale produttore oggi come regione di Topinambur. Sì, in questi due anni, gli ultimi due anni sì, e questo è un prodotto nuovo per la tavola italiana. E lei è il più grande produttore? Sì, a livello nazionale. Mostriamolo da vicino questo topinamburo. Ecco, questo è il tubero, questa è una pianta che ha finito il ciclo di produzione, questo è il tubero sporco che poi verrà lavorato. È un prodotto nuovo, brillante e che fa bene. Racconteremo quindi l'orto didattico di Lusia, un piccolo Eden della biodiversità, e poi con la CIA di Venezia vi presenteremo alcuni prodotti tipici del Cavallino e del Veneto orientale. Appuntamento a domani e a domenica con Agricoltura Veneta. E vi ricordo che come ogni anno Rete Veneta vi chiede di segnalarci i vostri presepi e alberi di Natale e noi poi verremo a riprenderli con le nostre telecamere. Ci potete telefonare o inviare un sms oppure scrivere una mail ai contatti che vedete scritti in sovrimpressione. Noi poi vi ricontatteremo per poter riprendere le vostre creazioni natalizie. Questa sera alle 21.05 torna Focus con i grandi temi che riguardano il Veneto e i Veneti visti da vicino. Ospiti del direttore Luigi Bacialli ci saranno Renato Boraso, Morena Martini, Gennaro Marotta, Antonella Tocchetto, Ivan Palasgo, Mauro Bielcatti e Nicolò Scivelli. E come sempre voi potrete intervenire da casa inviando i vostri sms.
TG Venezia Mestre termina qui, vi ringrazio per essere stati insieme a noi, vi auguro una buona serata, arrivederci.